Buonasera, intanto ringrazio molto il professor Beltram e il professor Maffei per l'invito che ho ricevuto. Non sono riuscito a risolvere questo problema tecnico. Comunque, noi possiamo avere punti di vista diversi sul come si deve insegnare e che cosa si deve insegnare in matematica. Però dobbiamo mandare via le differenze e mandare avanti invece l'urgenza di una serie di priorità. Quella di comunicare alle famiglie che gli insegnanti e la scuola meritano rispetto e risorse. Di ribadire agli insegnanti che conoscere più matematica è un'esigenza indifferibile per tutti, anche per noi. Siamo contenti di poterlo fare, di volerlo fare. E di convincere gli studenti a cogliere questa sfida di imparare una cosa che è difficile con l'aiuto di qualcuno che può mettere in condizione di capire. Bene, allora io devo rientrare sul... Ecco, l'Accademia Lincei ha, col supporto del Piano Nazionale Lauree Scientifiche, naturalmente, ha creato con il MIUR un protocollo d'intesa e ha avviato un programma che il cui titolo ci è stato suggerito dal professore Maffei, ne sono molto orgoglioso, Con la mente e con le mani. Il laboratorio di matematica non inteso soltanto come un luogo fisico, ma come un momento nel quale lo studente, sapientemente guidato dal suo insegnante, fa delle osservazioni sperimentali sugli oggetti e sui fenomeni matematici, interpreta i risultati, formula semplici previsioni, congetture, intuisce i concetti e poi va ad argomentare logicamente insieme ai propri compagni e ai propri docenti. Per la matematica alle volte si tratta di trattare in maniera diversa alcuni argomenti più difficili che spesso hanno poco spazio. Noi abbiamo diciamo l'idea che non bisogna costringere gli studenti a fare tante dimostrazioni, però bisognerebbe che sapessero gli studenti che dietro un enunciato vero c'è sempre una dimostrazione e che invece per che non sia una definizione o un postulato, ecco. E poi che per verificare che una proposizione è falsa basta trovare un controesempio. Le frazioni sono un argomento che, diciamo, dal punto di vista della matematica a livello universitario si presenta facilmente. Cos'è una frazione? È una classe di equivalenza di coppie ordinate di interi. Non si può certo presentare a livello così astratto agli studenti. Gli studenti concepiscono le frazioni come parte di un tutto e quindi è chiaro che questa è la concezione giusta, lontana mille miglia dalle coppie ordinate, le relazioni di equivalenza. Quindi l'insegnante che ha appreso in un certo modo all'università deve poi insegnare in altro modo agli studenti. La frazione è un punto della retta dei numeri e quindi non bisogna cominciare a presentarla con torte, pizze, perché in realtà si va nel piano mentre siamo su una retta. Ecco, un tipo di messaggio al quale ci siamo dedicati nel primo corso che abbiamo svolto quest'anno a Roma, dedicato agli insegnanti delle scuole medie di Roma e della provincia di Roma. E con quell'occasione, abbiamo anche voluto mettere molto in evidenza alcune scoperte che purtroppo non riesco a illustrare, fatte da non in laboratori o non nel silenzio della stanza di uno scienziato, ma fatte in classe. Pensate che il problema di dividere un segmento in un numero di parti uguali, che tradizionalmente si fa mediante il teorema di Talete, dei ragazzi americani hanno fatto un exploit nel 97, trovando un sistema che consente di disegnare iterativamente tutti gli inversi degli interi sul segmento 01, è una cosa stupenda, mi dispiace non poterla mostrare, è basata ovviamente sulla similitudine dei triangoli, ma non diciamo così lenta come il metodo di Talete. E altri studenti hanno scoperto un modo visivo per dimostrare che la somma di una serie geometrica
di ragione R è 1 diviso 1 meno R, è una cosa assolutamente interessante, ha a che fare con il concetto di infinito, si capisce, ma è in matematica che il concetto di infinito deve essere presentato nella maniera più semplice e più rigorosa possibile. Quindi ci sono, da un lato c'è il tentativo di selezionare degli argomenti in cui i protagonisti sono stati degli studenti, e questo diciamo mi sembra un modo per accattivare l'interesse degli studenti stessi, e poi alle volte si tratta di teoremi che possono essere curati e presentati in maniera migliore, per esempio il teorema di Pitagora, il principe dei teoremi della matematica. Io qui ho un testo scritto da un premio Nobel per la letteratura del 1996, Slava Zborska. Non ho difficoltà a immaginare un'antologia dei più bei frammenti della poesia mondiale in cui non trovasse posto anche il teorema di Pitagora, perché no? Lì c'è quella folgorazione che è connaturata alla grande poesia, è una forma sapientemente ridotta ai termini più indispensabili e una grazia che non a tutti i poeti è stata concessa. In realtà il teorema di Pitagora è un teorema tutt'altro che prevedibile. Quando mi è capitato qualche volta che genitori di ragazzi particolarmente dotati mi facevano conoscere i loro figli, e gli ho messo davanti delle sottrazioni, anzi ho fatto delle sottrazioni a mente, non ci sono stati problemi, anche con quattro cifre riuscivano a farle, ma quando vedevano il teorema di Pitagora non riuscivano a dire nulla. Bisognava dirgli che cos'era in sostanza, quindi è un teorema profondo. Oggi c'è la possibilità di portare in classe, attraverso il wireless, di portare delle immagini che noi da studenti ci sognavamo, come la curva di Koch, che è quella curva che non ha tangente in nessun punto, per la verità delle approssimazioni di questa curva, e con i disegni che sono già presenti su internet. C'è la possibilità di parlare di frattali, c'è la possibilità di parlare di tassellazioni, per Rose per esempio, origami, e di fare quindi una matematica anche con le mani. Andrei direttamente agli, diciamo, le tassellazioni non ne parlo, sono un modo di rappresentare molto artisticamente delle suddivisioni del piano, ma che contengono dei significati matematici notevoli. Per esempio ci sono dei rombi che non possono essere tassellati da rombi con angoli diversi, per motivi legati al fatto che la radice quadrata di 3 è proporzionale all'area, per esempio, di un triangolo di lato 1, un triangolo equilatero di lato 1, no? E cosa diversa invece per altri tipi di rombi. Le tessellazioni di Perlose sono anche molto belle, e infine ci sono gli origami. Ora, noi spesso abbiamo sentito parlare della quadratura del cerchio, viene nominata spesso, e le persone solitamente, quelle lontane dalla matematica, pensano che quadrare il cerchio significa dimostrare che esiste un quadrato che abbia l'area di un certo cerchio. Per esempio il cerchio che c'ha raggio 1, area pi greco, bisogna trovare un quadrato che... ma questo non è così, naturalmente, perché basta prendere un quadrato di lato radical pi greco. Il punto è costruirlo con riga e compasso. Ecco, questo è quello che normalmente si trascura, e lì la non banalità del problema, che è stata risolta soltanto nel 1882, la impossibilità di quadrare il cerchio, dopo essere stata trasformata in un problema algebrico che ha a che fare con le equazioni, che naturalmente in matematica. Perché parlo della quadratura del cerchio? Perché gli origami, e qui veramente mi dispiace non poter mostrare le immagini, che sono l'antica arte giapponese di piegare fogli di carta, danno luogo a delle nuove costruzioni della matematica. Per esempio, è possibile con gli origami, tra l'altro se ne possono creare di natura anche frattale, si può arrivare alla trisezione di un angolo, si può fare la dimostrazione mediante gli origami, con certe regole, della trisezione dell'angolo, che normalmente non si può fare, salvo per angoli particolari, con solo riga e compasso. Ma l'ingresso di pieghe, no? si piega il foglio, quindi per un momento si entra in una dimensione in più, è quello che fascinosamente rende possibile certi fatti che nella tradizione della matematica invece sono rimasti non sviluppati. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione e manderò
sul sito della Scuola Normale il contenuto di questo PowerPoint, perché penso che sarà così più facile magari rivisitarlo. Grazie ancora.